Benvenuti o bentornati su Fantapolen. Si è conclusa da pochi minuti la partita tra Empoli e Fiorentina, ha vinto la squadra di casa. Con il punteggio di 2-1, mi perdoneranno i tifosi dell'Empoli se ce ne saranno a vedere questo video. Io sono tifoso della Fiorentina, quindi ci sta che nel commento della partita il mio tifo influenzi un pochino l'analisi, però io cercherò di essere il più oggettivo e il più imparziale possibile. E partirò appunto dal valutare la squadra di casa. Squadra di casa che oggi secondo me non ha fatto una partita in linea con quella che è la sua stagione. Cioè, l'Empoli ha sempre dimostrato di essere una squadra abbastanza sfacciata, una squadra che gioca all'attacco, che gioca libera di testa, che permette ai suoi giocatori più giovani o più inesperti di tentare la giocata. Anche assumendosi dei rischi grossi che possono anche provocare delle conseguenze gravi per la squadra, però possono anche poi portare a delle grandi soddisfazioni. È sempre una squadra molto divertente da vedere, molto piacevole, una squadra che è un piacere ed è sicuramente un onore per il nostro campionato, perché è una squadra che schiera tanti giovani, tanti italiani. Quindi l'Empoli è una bellissima realtà del nostro calcio. Oggi l'ho vista un po' in ombra, un po' in difficoltà. Ho visto un Empoli che soprattutto, diciamo, nella metà della partita, dal 20° del primo tempo fino al 70°, quindi quei 50 minuti lì, l'ho vista veramente impotente di reagire al pressing molto feroce, molto alto di una Fiorentina che ha completamente schiacciato l'Empoli nella sua tre quarti. E l'Empoli non riusciva proprio a trovare quelle trame di gioco che generalmente ha, di gioco a terra, di gioco rapido, di gioco veloce, senza palla, movimenti, per uscire dal pressing, una cosa che invece di solito riesce a fare. Perché oggi non ci è riuscito? Secondo me sono due le ragioni principali. La prima è una pessima, veramente pessima partita di Ricci, che avrà perso almeno 5 o 6 palloni davanti alla difesa, sul pressing o di Bonaventura o di Torreira. Veramente una partita terrificante di Ricci, che se avesse trovato di fronte una squadra più cinica, più fredda nel recupero palla, nella transizione, avrebbe fatto subire almeno 3 gol alla sua squadra. Quindi oggi veramente Ricci inguardabile. Non so se sia un difetto del giocatore o se sia la classica giornata storta che gira tutto male. Può succedere. Però forse contro squadre che hanno questo tipo di aggressività uomo come la Fiorentina, ma come sono il Milan, l'Atalanta, il Verona, il Torino, il Bologna, queste sono squadre che aggrediscono molto alte, forse è meglio Stulaz, che è un giocatore che ha più esperienza, ha più fisico, e Ricci magari invece è meglio in quelle partite dove l'Empoli si può permettere di giocare più avanti, di giocare più col baricentro più alto, e allora la maggior qualità, soprattutto dinamica, di Ricci rispetto a Stulaz può avere un impatto superiore. E il secondo problema che secondo me non ha permesso all'Empoli di fare il suo gioco è che mancava il trequartista oggi. Oggi, sempre con il 4-3-1-2, Andreazzolli ha puntato sul doppio centravanti, Pinamonti e Cutrone, e Di Francesco come falso trequartista. Il risultato è che mancava il giocatore tra le linee che legasse il gioco. Che poi Bairami, a parte le prime partite, non ha più giocato, però spesso in quella posizione di campo ha giocato Henderson, che interpreta il ruolo in maniera un po' atipica, però riesce a dare a creare questo legame tra il centrocampo e l'attacco. Di Francesco, nonostante a livello individuale non abbia fatto una brutta partita, è un esterno e quindi ha impostato il suo gioco in modo diverso e Pinamonti e Cutrone sono stati completamente tagliati fuori dal gioco. In particolare Cutrone. Quindi, secondo me, Empoli ha sofferto tanto la prestazione di Ricci e l'assenza di un trequartista. E la Fiorentina ha dominato la partita in quei 50 minuti. Perché nei primi 20 minuti la partita è stata equilibrata. E negli ultimi 20 la Fiorentina è calata di ritmo. E poi i due episodi hanno permesso all'Empoli di portare a casa la vittoria. Quindi Empoli che si porta a casa 3 punti d'oro, perché la classifica è sempre più bella, è sempre più tranquilla. È una squadra che comunque ha palesemente come obiettivo quello della salvezza e ha una media punti clamorosa per quello che è l'obiettivo, soprattutto se si va a vedere il ritmo delle squadre in fondo, anche se oggi ha vinto la Sampdoria. Quindi Empoli che sta mettendo tanti punti in cascina che saranno fondamentali, fondamentali
fondamentali nel girone di ritorno, perché se tu affronti uno scontro diretto e hai 6-7 punti di vantaggio, ti puoi permettere di giocare anche per il pareggio. Poi, per natura, probabilmente l'Empoli non sfrutterà questo vantaggio psicologico, perché è una squadra che tende a giocare all'attacco, però sicuramente gli avversari sono costretti ad aggredire, e l'Empoli, se gli avversari concedono un pochino più di spazi, sicuramente diventa pericoloso. Quindi 3 punti che fanno comodo a chiunque li ottiene, ovviamente, però vista la classifica dell'Empoli sono tutti punti che metti in cascina. Io non penso che sia una questione di condizione atletica, e che l'Empoli non è che consuma energie in maniera eccessiva come fanno altre squadre, che si vede che corrano tanto e che la condizione atletica può calare nel proseguo della stagione. L'Empoli non è così efficace per una questione di condizione atletica, è così efficace per una questione di identità di gioco, che è un pregio che poche squadre in Italia vantano, e che quando riesce ad avere un'identità ben precisa e funzionale si vedono i risultati. Si vedono i risultati anche se magari poi i giocatori schierati in campo non sono nomi da copertina o non hanno giocate clamorose. Quindi bellissima partita, scusate, bellissima stagione finora dell'Empoli, che oggi ha strappato 3 punti forse senza nemmeno meritarli troppo. E qui arrivo a giudicare la partita della Fiorentina. Fiorentina che dimostra di mancare terribilmente di maturità, perché dopo la vittoria contro il Milan, ottenuta con degli episodi favorevoli, insomma, la classica partita che gira tutto bene, dopo la vittoria contro il Milan serviva una risposta importante di una squadra che vuole puntare alle zone europee, che vuole sperare di poter competere per le zone europee già da quest'anno. E quindi oggi serviva assolutamente una vittoria. E Fiorentina che pecca di maturità, perché comunque la vittoria la stava portando a casa. Negli ultimi 5 minuti una mezza papera del portiere e un errore combinato Milenkovic-Odriozola, in particolare Odriozola secondo me, portano a subire 2 gol in 3 minuti e a tornare a casa a bocca asciutta. E poi nel computo della classifica non è terribile come situazione, perché comunque Fiorentina ha vinto col Milan, ha perso contro l'Empoli. Se avesse perso col Milan e vinto contro l'Empoli, nessuno se ne sarebbe accorto, perché era fisiologico perdere col Milan, soprattutto in una situazione di emergenza in difesa come quella con cui la Fiorentina ha affrontato il Milan, e vincere con l'Empoli nessuno se ne sarebbe accorto. Invece, avendo vinto col Milan, avendo perso l'Empoli, viene fuori il polverone. Però poi in realtà i punti, tutti i tifosi fiorentina avrebbero firmato per fare 3 punti in queste 2 partite, e 3 punti sono arrivati. Però al contrario di altre partite, ecco, io da tifoso della Fiorentina sono più soddisfatto a livello di prestazione di questa sconfitta, che è arrivata perché c'è stato un blackout di 5 minuti e che la Fiorentina ha pagato a caro prezzo, ma dove ho visto una squadra che per 50 minuti ha seriamente dominato la partita sulla tre quarti avversaria, con un'identità di gioco sì lenta, sì prevedibile, perché la Fiorentina tende sempre ad andare sull'esterno e cercare il cross, non cerca mai un triangolo, una percussione centrale, mai. Però ho visto una squadra con un appiglio diverso rispetto ad altre partite, dove magari l'aveva sfangata, l'aveva portata a casa i 3 punti. Penso ad esempio alla partita contro l'Udinese, ma dove la Fiorentina aveva fatto una partita molto negativa. Quindi secondo me la partita Fiorentina oggi non è terribile. Cosa c'è di terribile nella Fiorentina? La prestazione dei soliti noti, dei giocatori che secondo me è da inizio anno che stanno giocando male, e che in questo caso secondo me l'italiano dovrebbe trovare delle soluzioni alternative, o dalla panchina dove non è che ci sia tanto da pescare, oppure indicare agli uomini di mercato della Fiorentina quei 2 o 3 ruoli dove assolutamente la Fiorentina deve correre ai ripari in qualche modo, perché manca. In particolar modo se l'italiano vuole continuare a giocare così spiccato verso l'esterno, giocare sempre sugli esterni, servono giocatori di un'altra qualità, secondo me. Quindi secondo me Fiorentina che torna a casa con 0 punti, ed è una brutta ovviamente batosta, però c'è il turno infrasettimanale per eventualmente correre a ripari contro una Sampdoria che torna a respirare dopo tanti risultati negativi, con una vittoria contro l'Hellas Verona e
c'è tempo quindi subito di recuperare, ma soprattutto la classifica fiorentina non è assolutamente negativa. Quindi le indicazioni di questa partita secondo me non sono terribili, e a parte i soliti giocatori che tanto poi quando arriverò alle pagelle ve le dirò, e quindi secondo me io sono un tifoso molto disfattista, nel senso che io penso che questa squadra sia da decimo, undicesimo posto, nulla di più. Penso che questa squadra finora non abbia fatto un bel campionato a livello di prestazioni e tutto il resto, però io sto vedendo una squadra in crescita, e ci può stare quando l'allenatore arriva al ritiro iniziato, perché c'è stata la vicenda Gattuso e la squadra non è stata costruita per poter fare il 4-3-3 di italiano assolutamente, e quindi ci può stare che magari ci vogliano 2 o 3 mesi per assimilare qualcosa. Sto cominciando a vedere un po' la mano dell'allenatore, cosa che fino a 2 settimane fa non avevo visto, quindi io sinceramente sono molto più ottimista di come non lo fossi prima della sosta. Andiamo alle pagelle, partiamo dalla squadra di casa. Allora, Vicario 6 e mezzo, attentissimo, portiere fantastico. Vicario è un portiere che a me piace tantissimo, è stato attento sulla conclusione a fuori area di Biraghi, è stato attento sulle uscite, è stato attento su un tiraccio di Bonaventura che comunque poteva finire sotto la traversa. Insomma, ha fatto delle belle cose. Ora mi sfugge un'altra parata importante però che ha fatto, perché ha fatto una parata bassa importante, e insomma a me Vicario dà veramente tanta sicurezza, 6 e mezzo. Difesa, allora Stojanovic 6, partita dignitosa, non ha mai concesso un cross realmente pericoloso a Biraghi, ha spinto poco, però ha un bel tracciante, almeno 2 o 3 volte è riuscito a trovare una verticalizzazione lungolinea interessante per i suoi. 6 per Stojanovic. Parisi 5,5, perché la marcatura su Caglione in occasione del gol è orribile, è veramente orribile, e quindi l'ho abbassato molto per quell'errore, perché comunque porta al gol. Però la partita in sé di Parisi non è stata negativa. Da quella parte la Fiorentina ha attaccato, ed è un errore secondo me per la Fiorentina, perché è molto più forte la fascia sinistra con Saponara e Biraghi rispetto a quella di destra con Orriozola e Callejon. Però c'è questa fissa da attaccare sulla destra. Un utente di YouTube aveva scritto sotto un commento che Italiano c'ha sto vizio di attaccare sulla destra, lo faceva anche allo Spezia. Io sinceramente non ci feci caso, vedevo un Bastoni sempre ben integrato nel gioco dello Spezia, e Bastoni giocava dall'altra parte, però mi fido di quest'utente che è tifoso dello Spezia, e effettivamente Fiorentina ha questa tendenza ad attaccare sulla destra e sbaglia, sbaglia assolutamente, però Parisi non ha sofferto Callejon e Orriozola assolutamente. 5,5 per Parisi per l'errore in occasione del gol. 6 più a Luperto, che è stato molto attento in fase difensiva. Aveva un avversario tosto, cioè Vlaovic. Vlaovic non è praticamente mai stato cercato dai suoi compagni con dei palloni realmente giocabili. Però a Luperto comunque gli ha fatto sentire il fisico, gli ha fatto fallo quando cercava di difendere palla. Insomma, ha fatto una partita giusta contro un avversario di questo tipo. 6 più. 6 meno invece a Tonelli, che l'ho visto un pochino più incerto, un pochino più falloso in occasione del gol di Vlaovic, non è prontissimo, ecco, a chiudere il cross di Caglione, ma è un cross bello quello dello spagnolo, quindi non sono colpe di Tonelli, lì è una bella palla di Caglione. Comunque, meno bravo del compagno reparto, gli ho dato 6 meno. A centrocampo troviamo il migliore e il peggiore in campo, secondo me, dell'Empoli. Il migliore è stato Zurkowski, ha giocato solo il primo tempo perché poi si è fatto male cercando di recuperare una palla, è scivolato fino a bordo del campo, ha colpito un tombino e un tabellone, si è fatto male ed è uscito. Però fino a quel momento ha dominato la partita. Zurkowski è stato veramente dominante, ha ridicolizzato Duncan e Bonaventura come se fossero dei bimbetti dell'oratorio, e invece il bimbetto è lui, e quindi veramente una grande partita di quantità e di qualità, anche di personalità. Zurkowski è un giocatore molto interessante, da tifoso della Fiorentina sono contento perché dovrebbe tornare alla base a fine anno ed è sicuramente meglio dei centrocampisti che abbiamo in questo momento. Gli ho dato 6,5. E peggiore in campo, come ho detto prima, Ricci ha fatto una partita terribile, 4,5 per Ricci, che veramente in quella posizione di campo oggi è stato un danno. 5 a Henderson, che è stato un fantasma.
Probabilmente nelle ultime partite ha sempre giocato trequartista, si è abituato a giocare lì e oggi è tornato mezzala, che è il suo vero ruolo, e ha disimparato, diciamo, a interpretare il ruolo in quella zona di campo. Quindi oggi inesistente Henderson, gli ho dato 5, 5 più, dai, 5 più. Di Francesco, come dicevo, non ha fatto una brutta partita in sé, però è stato poco funzionale ai compagni, quindi 6 meno. Cutrone, non l'ho visto, 5. Pinamonti 6,5 perché ha fatto una partita da 5,5, che è stato poco coinvolto, però qualche giocata interessante l'ha fatta, però fa la zampata del gol vittoria, quindi gli do un punto in più per il gol vittoria, 6,5 per Pinamonti. Subentrati, è entrato male Haas, 5,5, è entrato male anche Bairami, però poi ha il merito di fare la sgroppata e il cross per Pinamonti in occasione del 2-1, quindi gli ho dato 6 complessivo. Marchizza e Lamantia 6 politico, Bandinelli 6,5, entra 1 minuto, tocca palla, fa gol, sì, ok, fortunato a trovarti lì e tutto quello che vuoi, comunque segna il gol, quindi 6,5. Fiorentina, Terracciano 5, l'uscita sul gol dell'1-1 è roba veramente allucinante, il titolare di questa squadra non è lui, è Drungoski. Non ha fatto brutte prestazioni in queste giornate dove ha giocato lui, però oggi quell'uscita è veramente brutta, 5 minuti alla fine. Si sente tanta responsabilità, ha tanto carattere questo portiere, quindi ogni tanto si prende la briga di fare anche uscite un po' pazze, però questa veramente ne aveva senso, quindi male. Terracciamo sull'uscita 5 pieno. 5 anche a Odrio Zola, che ha fatto una giocata clamorosa, ha fatto una chiusura di tacco su un cross dell'Empoli ancora sull'1-0, ma pochi minuti prima della rimonta, ha fatto una chiusura veramente una diagonale perfetta sia a livello di tempismo, di tattico e anche tecnico, perché comunque era difficile anticipare senza buttare la palla in porta. Quindi quella giocata spettacolare, tutto il resto della partita di Odriozola un disastro. Un disastro, complice poi, forse il complice principale in occasione del gol del 2-1 di Pinamonti, perché fa una diagonale giusta, però poi è di una leggerezza sto giocatore allucinante, anche nel primo tempo Parisi l'ha puntato, gli è andato via e lui nel cercare di contrastarlo è cascato lui. Cioè è un giocatore che non ha proprio il fisico secondo me per giocare in Serie A, è troppo gracile e poi ha un piede veramente terribile, e per crossare è veramente terribile, quindi è un giocatore velocissimo, arriva spesso sul fondo, però poi butta palla fuori o 10 metri fuori misura, quindi serve a poco in fase offensiva. E se in fase difensiva è così fragile, è poco utile anche lì. 5 pieno per Odriozola. Mi è piaciuto invece Biraghi dall'altra parte, fase difensiva di Biraghi perfetta, Fentina non ha mai rischiato da quella parte. In fase offensiva non è proprio un crossatore eccelso, però è anche vero che la Fiorentina attacca con pochi uomini, quindi non è che ci sia tante possibilità di crossare in maniera pericolosa, quindi non gli attribuisco colpe, ecco, sulla scarsità in zona offensiva, cioè pochi movimenti, non è colpa sua. 6,5 per Biraghi. Martinez quarta, bellissima partita, ha rischiato soltanto in uno scivolone, però ha fatto una partita importante. Due cose negative: lo scivolone che ha rischiato di far prendere il gol alla sua squadra, è stato bravissimo Milenkovic in chiusura, e il gol mangiato. È stata un'occasione sulla fascia destra della Fiorentina che ha buttato la palla in mezzo e quarta ha buttato il pallone sul Nettuno. Quella si vede il piede dal difensore argentino, insomma. Però da lì si può fare assolutamente di meglio. All'infuori di Vesto, partita difensiva spettacolare, decine e decine di anticipi con progressione palla al piede, un giocatore veramente da difesa a 3, ma da difesa a 3 gasperiniana, cioè è un Toloi 2.0 ma con maggiori capacità tecniche di Toloi, quindi io lo vedo bene in quel ruolo lì. La Fiorentina gioca nella difesa a 4, è comunque una difesa molto alta, quindi le sue caratteristiche emergono. Bella partita 6,5, 5,5 a Milenkovic, che ha fatto una partita tra luci e ombre, bellissimo il salvataggio sullo scivolone di quarta, ha tenuto bene sia Cutrone che Pinamonti, però un paio di incertezze sulle palle alte, soprattutto in occasione del gol del 2-1, io non gli attribuisco una colpa netta sul gol, perché in occasione dello scivolone di quarta si crea la stessa situazione con l'Empoli che cerca il cross uguale a quello che ha fatto Cagliecone in occasione del gol di Vlahovic, cioè in avanti, cioè tra portiere e difensore, che cerca di buttare la palla lì nel mezzo dove non può arrivare nessuno dei due,
e poi l'attaccante arriva e segna a porta vuota. Milenkovic in occasione, nella prima occasione è stato bravo ad anticipare, nella seconda si aspettava lo stesso tipo di cross, quindi stava andando a chiudere sul cross avanzato, invece Bairami l'ha passata indietro, Pinamonti ha fatto un passo indietro e Milenkovic è stato preso in controtempo. Quindi l'intenzione di Milenkovic secondo me non era sbagliata, poi sembra goffo l'intervento, ma non è una colpa terribile. Gli ho dato 5,5 perché comunque poteva fare qualcosina di più, però per me non è colpevolissimo sul gol. E a centrocampo troviamo il peggiore in campo della Fiorentina e forse io mi accanisco con questo giocatore, ma per me Bonaventura è inguardabile. E ha sprecato almeno 3 palle gol veramente importanti con 2 tiracci, uno da posizione favorevolissima su assist di Vlahovic, sparato alto centrale brutto, e uno sul servizio di Saponara dove invece che tirare ha stoppato il pallone, ci ha messo un quarto d'ora a coordinarsi e è stato chiuso. In più si è mangiato anche un gol di testa, ha fatto un bellissimo inserimento a livello di tempi di gioco, però poi ha sbagliato il colpo di testa da 3 metri. Quindi 3 gol mangiati da Bonaventura, tante palle perse, la solita partita inconsistente di Jack condita con 3 gol mangiati. Quindi veramente inguardabile, 5 peggiori in campo della Fiorentina. Mi è piaciuto Torreira, bella partita di quantità, bella partita di ordine, è uscito con i crampi perché non ne aveva più. Tanto dinamismo, poca regia, però non gli è richiesta, quindi 6,5. Duncan è uscito invece, ha giocato solo il primo tempo, partita anonima, ha perso il duello con Zurkowski in maniera totale, quindi 5,5 per Duncan. Callejon, allora, partita brutta, perché è un giocatore utile in fase difensiva perché è intelligente, però per come si è andata poi a sviluppare la partita, la sua d'utilità tattica non è servita a niente perché l'Empoli non attaccava, soprattutto da quella parte. Quindi gli era richiesto apporto in fase offensiva. Inesistente, cioè tutti cross sbilenchi, pochi scatti, zero dribbling. Però due belle giocate, il cross per il gol e il cross per il tiro sul nettuno di quarta. Quindi gli do la sufficienza per queste due giocate che potevano essere due assist per due gol. 6 quindi per Callejon. Saponara, bella partita. 6,5, partita di grande qualità, partita con tante belle giocate. Mi è piaciuto molto Saponara, 6,5. Vlahovic, migliore in campo. 6,5 anche a lui, migliore in campo perché? Perché segna il gol all'unica palla giocabile. Quello è oggettivo, è l'unica palla giocabile, se la autocrea perché smista lui il pallone sulla tre quarti, trova un corridoio perfetto per Callejon e appena passa la palla a Callejon scatta e aggredisce l'area di rigore per chiudere un triangolo lunghissimo con Callejon e segnare. È un gol che crea da solo, è un gol veramente bello, affidandosi all'intelligenza del suo compagno di squadra. Quindi 6,5 è migliore in campo solo per questo. Un giocatore abbandonato lì davanti perché non viene mai cercato. Però gli basta una palla a 40 metri dalla porta e lui riesce comunque a trovare il modo di segnare. Subentrati Castrovilli e Nico Gonzalez, sei politico, Castrovilli qualche guizzo, però nulla di produttivo. Nico Gonzalez qualche fallo conquistato, ha bisogno di ritrovare continuità fisica sicuramente. Scusate, do 6 anche a lui. Mi vado a vedere, mo, partita tra Juventus e Atalanta e vi porto poi il post partita dello scontro tra la squadra di Allegri e quella di Gasperini. A dopo, ciao a tutti!